Buonasera a tutte, care amiche e cari amici in ascolto. Eccoci alla consueta diretta del mercoledì alle 21. Ci vediamo in diretta, a Dio piacendo, ogni mercoledì e ogni domenica alle 21. Questa sera parliamo di come uscire da una storia tossica. Ciao Elvira, sei la prima che arriva sulle piattaforme di Facebook. Ciao Fede, sei la prima che arriva su Instagram. Molto bene. Argomentone che teoricamente non è, come dire, non trova soluzione e spiegazione in una mezz'ora, in 40 minuti o quello che saranno. Ciao Irene. Ciao Valeria. Però noi ci proviamo anche perché il segreto del counseling, il segreto del mio blog ciao Santina, è di fronte alla tanta confusione, il tanto fumo che fanno. Ciao Agata, benvenuta dal mio canale YouTube. Tina, un'affezionatissima Tina, che è venuta anche a Venezia, Giovanna. Dicevo, di fronte al grande nebbione, alla grande confusione, al grande fumo che fanno i vostri uomini, la semplicità dei fatti, che loro non fanno, ma la semplicità dei fatti del mio blog e di quello che dico, tagliano la testa al toro. Quindi semplificare è il segreto, semplificare senza banalizzare, come direbbero i bravi giornalisti. Argomentare davvero, ci proviamo Lorenzo. Allora, partiamo da una cosa. Come uscire da una storia tossica? Intanto io che cosa intendo per tossico? Ecco, perché la parola tossica viene spesso abusata, no? È diventata famosa esattamente come il narcisista. Anzi, spesso sono collegate, ma mica si deve incontrare per forza un narcisista tutte le volte per entrare in una relazione tossica, che per me significa una relazione in cui, ciao Federica, in cui non si sta bene, si soffre, dove c'è uno squilibrio, dove uno dei due comanda e l'altro subisce, dove uno dei due decide e l'altro deve stare a ruota, dove uno dei due non ha paura di perdere e l'altro sì, dove uno dei due perché non ha paura di perdere fa il prepotente e l'altro subisce perché ha paura di perdere. Ecco, non c'è bisogno di incontrare un narcisista cattivo. Basta, avanza per esempio la schiavitù dell'attesa. Avere un uomo che sostanzialmente quando vi vedete vi tratta bene, vi trovate anche bene, però vi ha promesso 2 anni fa di mollare la moglie e continua a non mollarla, continua a rimandare, continua a trovare scuse. E anche tra l'allero del ghosting, come li chiamo io, sparizioni, ritorni, questi uomini che spariscono perché ci sono le feste di Natale o perché la moglie li ha sgamati, poi tornano perché tornano quasi tutti. Insomma, anche queste sono cose sufficienti a rendere una relazione tossica, una relazione pesante, una relazione che non dà quello che dà l'amore, l'amore dà felicità, quello che provate voi, quello che volete voi, dovrebbero provarlo anche i vostri amanti, anche i vostri uomini. Il problema qual è? Che dicono di provarlo, ma poi i fatti dimostrano esattamente il contrario. Perché se uno non può uscire tutte le volte che vuole, perché sta con la moglie e non la molla e continua a non mollarla, e continua a fare tira e molla con voi, entra ed esce dalla vostra vita periodicamente, questo secondo me equivale a una relazione tossica, una relazione dolorosa, una relazione pesante, una relazione triste, chiamatela come volete. Tossico va molto di moda. Una relazione di questo tipo, continuiamo pure a chiamarla sempre semplicità tossica, è costellata da vari no contact falliti, cioè è
è una delle caratteristiche, quelli che io chiamo i codici del silenzio, cioè quando una di voi decide di staccare la spina, si inizia sempre con una pausa di riflessione, ma la pausa di riflessione ha già in sé, nella sua terminologia, come dire, un tempo in cui ci si distacca, ma già si pensa quando si torna. Pausa. Il codice del silenzio significa silenzio assoluto, senza guardarsi indietro e svoltare. Certo, ci sono dei codici di silenzio che io in counseling faccio fare che non sono, come dire, blindati. I codici del silenzio possono essere large, quando medium o light, dipende dalla storia, dipende dalla situazione, dipende da quanto lui si merita il muro, quanto si merita il muro con una finestra, quanto si merita il muro con una porta e quando la porta deve essere socchiusa. Però, diciamo, la caratteristica di una relazione, una storia tossica, triste, che non funziona e che non ha prospettive, è proprio quella dei codici del silenzio, quindi periodi di no contact, che vengono ripetuti e vengono, come dire, attuati e mollati, attuati e mollati. Cosa significa? Che più di una volta siete arrivate a lasciarlo, a voler chiudere la storia per delle motivazioni serie. Lascio mia moglie e poi non la lascio, vado dall'avvocato, poi non ci va, adesso glielo dico, poi non glielo dice mai. Questa è l'ultima vacanza che faccio con lei e invece guarda caso va a fare la vacanza con lei. Lo sapete bene, queste storie possono andare avanti per anni. Ecco, il costellare 1, 2, 3 anni o addirittura di più, ma prendiamo la media della mia epidemiologia di coppia, il metodo statistico che ho inventato e messo a punto grazie ai numeri e alle testimonianze del blog, dei social, della mia esperienza come counselor, che ha poi portato a scrivere La matematica del cuore e poi adesso Love Advisor, che trovate in tutte le librerie e online, con 30 profili di uomini da evitare, abbandonare o sposare. E le testimonianze, ricordiamoci, le testimonianze delle lettrici che ci sono già passate, col seriale, col debole, col senza palle, col malato immaginario e chi più ne ha più ne metta, e anche con quelli positivi, ci sono anche quelli positivi, l'ufficiale gentiluomo, anche il chiodo. Ma torniamo alla come si esce da una relazione tossica. Dicevo, una delle caratteristiche è i tanti no contact falliti, vuol dire che siete arrivati a un punto che per voi di sofferenza senza ritorno, avete chiuso voi la storia, a volte sono loro che se ne vanno, fanno in modo che voi la chiudiate vigliaccamente, facendovi, tirandovi sceme finché non prendete voi la decisione. A Pordenone non trovo il tuo libro, lo segnalo, neanche online, guarda che online si trova, sulle varie piattaforme. E comunque puoi fare una cosa, Valeria, vai dal tuo libraio di fiducia e gli dici: mi ordina Love Advisor, e vedrai che te lo fa, chiama l'editore e vedrai che te lo fa arrivare. Magari chiedi anche qualche copia per le tue amiche bisognose. Aiutate le vostre amiche, fate come fanno sul blog, passaparola, la community che si consiglia, litigano anche. Ci sono battaglie fra mogli e amanti. Devo dire che generalmente le mogli che testimoniano sul mio blog sono delle persone per bene che raccontano soprattutto la loro storia. Mentre sui social vedo che c'è gente che dà della rovina famiglia come se dicesse ciao, che è una cosa che non capirò mai, che mi dispiace tantissimo questa guerra fra donne e donne, quando il responsabile è uno solo. Il problema è che le amiche non sono pronte a voler leggere certe cose. Fede, inizia allora a indirizzarle sul blog, che vanno a leggersi magari delle cose, dei titoli che interessano. È vero però, che le persone che sono dentro certe storie tossiche, la tossicità
fa anche in modo che io non voglio sentire la verità. È l'effetto grillo parlante. Sapete Pinocchio che il grillo gli dice: guarda che se fai così ti capiterà questo, no? La voce della saggezza, e lui gli tira la martellata. A me non tirano la martellata, però non vengono a leggere il blog, o smettono di leggere il blog, poi tornano, tutte tornano, perché alla fine c'è bisogno di uscire da queste storie. E appunto la caratteristica che dicevo è entrare e uscire, perché poi questi tornano, non gliene frega niente di interrompere i vostri codici del silenzio perché vogliono il loro giocattolo, ripescano il loro giocattolo, vi convincono, vi fanno altre promesse e va avanti per un altro giro, due giri, tre giri. Guardate, la media dei codici del silenzio, delle storie tossiche interrotti con le riprese della cosa, va da 3/5 a 10, 12, 15, dipende dalla lunghezza. Con questi tira e molla e con i no contact falliti passano i mesi, passa il primo anno, passano le feste che passate da sole o passate in famiglia perché siete sposate anche voi, però mentre voi veramente siete ormai separati in casa, veramente non fate più sesso col marito, veramente non siete soltanto degli inquilini in attesa di sviluppi. Lui invece vi racconta che le cose vanno malissimo con la moglie, ma alla fine così male non vanno e sulla torre ci rimane solo lei, mentre giù dalla torre a spaccarvi le ossa ogni volta ci finite voi. Un esempio eclatante di queste situazioni è l'ultimo Natale. Cosa è successo l'ultimo Natale? Guardate, ho avuto un sacco di testimonianze. Molti uomini hanno fatto in modo di essere lasciati o si sono detti confusi. O vi avevano promesso che dopo le feste, questo era l'ultimo Natale, anzi ve l'avevano promesso il Natale prima, e invece vi siete ritrovati al secondo, terzo, quarto Natale in famiglia e magari senza la possibilità di sentirsi, di parlare, eccetera, eccetera. Quindi avete fatto il codice del silenzio, quindi vi siete arrabbiati, quindi avete staccato. E che cosa succede adesso? Lui ritorna perché ha fatto le sue vacanzine tranquillo con la moglie senza rompimenti di palle, perché poi voi ragazze diventate pesanti per loro, perché a furia di chiedere, chiedere quello di cui avreste lungamente da tempo diritto, non state buone buonine, non vi riprendete l'ennesimo dammi tempo. Ma sapete che c'è gente che dice che dammi tempo dopo 2, 3, 4 anni di mantato? O che dice, se poi non va bene fra di noi, ma dopo 2 o 3 anni di amantato, voglio dire, vi conoscerete o no? Cioè, se scommetto che quando erano fidanzati si sono sposati con la moglie, si conoscevano ancora meno. Vediamo, scusate un attimo i commenti prima di andare avanti. Comunque, il Natale, l'ultimo Natale è stato eclatante. Allora, vediamo un po'. Bisogna avere il coraggio di troncare, se non ce la fa, si fa da sole, per fortuna c'è Alessandro. Che carina che sei, Barbara. Beh, sicuramente io sono a disposizione. A volte le storie sono tossiche perché per colpa di entrambi, insieme si scatenano delle dinamiche sbagliate. Sì, e anche quello di voler rimanere attaccati a tutti i costi, non tanto all'altro, ho un'idea, moltissime di voi non sono più innamorate di questi uomini perché sono stati troppo deludenti, ne hanno fatto troppe, troppe, tante, anche grosse. Siete innamorate ancora di quello che avete provato, cioè del periodo bello dove tutto era perfetto, il periodo iniziale, dove lui era il dottor Jekyll, adesso il Mr. Hyde. Quindi siete innamorate ancora di un'idea, di quello che era. C'è ancora della speranza. Molte di voi, quando stanno insieme a lui, stanno ancora sostanzialmente bene. Poi, certo, alla fine si discute, si finisce col discutere perché lui non molla la moglie, non fa niente. Verissimo, le storie tossiche sono fatte da una dipendenza affettiva, in maggioranza donne, la manipolazione negativa di solito uomini. Sì, ma le dipendenze affettive, poi ci arriviamo, hanno delle varie gradazioni, un po' tutti siamo manipolati, un po' tutti magari manipoliamo, chi più, chi meno. Le persone innamorate non manipolano mai.
Questo è poco ma sicuro, persone veramente innamorate. Che carina che sei, Elvira, che dire, ogni tua parola è sacrosanta verità, mi fai sentire un guru. In realtà io sono un giornalista scrittore che fa anche il counselor e che racconta solo le vostre storie e dalle vostre storie ha capito come funziona il mondo maschile. Essendo stato io anch'io un esponente del mondo maschile nella categoria, non dico peggiori, ma quasi, i seriali esploratori. Ecco. Dicevo, tornando al discorso della tossicità, si arriva a un punto con tutti questi tira e molla, con tutti questi Natali, feste comandate, vacanze estive, e lui che rimane sostanzialmente fermo dov'è, continuando a promettere, piangendo, facendo. Più fanno scene, più piangono, meno fanno poi nel concreto, nell'unica cosa che interessa a voi, la separazione, il percorso verso la vostra nuova coppia ufficiale. Ci sono dei segnanti di quel momento della svolta, quando la speranza, ecco, e qui diventa veramente relazione ancora più tossica, diventa cieca di fronte ai fatti. Cioè la speranza che di fronte ai fatti ormai inoppugnabili, ripetuti, evidenti, è chiaro dove tira il vento. Eppure la speranza nelle situazioni più di dipendenza, qui parliamo di una dipendenza più alta, è più forte del resto, è il sì, ma sì, lui non ha fatto così, non ha fatto così, sì, ma io me lo riprendo perché sono innamorata e perché spero che questa volta, eccetera. Ma qui bisogna stare attenti, ragazze, perché voglio dire, uno può dire mi brucio la mano e capisco che se metto la mano sul fuoco me la brucio, ma se arrivo a dire metto la mano sul fuoco la prossima volta lo perdo, tanto c'ho l'altra, avete veramente bisogno di aiuto. E quindi, ripeto, da soli o con gli amici, da un certo punto in poi non ce la si fa. Un altro punto di svolta è guardare il suo comportamento. Quante parole e quanti fatti lungo il tempo. Ricordatevi il discorso del trend. Non è tanto le parole che dice, ma quante volte l'ha detto, per quanto tempo e quanti sono i fatti e quante sono le parole. Di solito le parole sono 100.000, le promesse sono 10.000, i fatti sono 1, 2, non so, mi ha presentato agli amici, adesso le parlo. Magari qualcuno che ha osato dire alla moglie, io non sono felice, il nostro matrimonio non sta andando bene, e lei cosa dice? Il nostro matrimonio non sta andando bene, questi si zittiscono invece di andare fino in fondo, si zittiscono pure quelli che vengono scoperti. Mi scopri? Sì, sono innamorato di un'altra, mi spiace che mi hai scoperto, volevo dirtelo io, però sono innamorato di un'altra, adesso cerchiamo a fare le cose incivili. Invece cosa fanno? Vi mandano a casa e vi fanno fuori a voi. Se lui lascia incinta l'amante e non vuole sapere niente come ci si comporta in questi casi, chiedo per un'amica. Come ci si comporta in questi casi? Sicuramente si chiude totalmente la storia con quest'uomo, che è un uomo che oltre a diventare padre, cioè di fronte a una cosa così importante, magari gli aveva detto anche che l'aveva amata, la abbandona. Altro che abbandono in mezzo al mare di notte, senza salvagente, lui che non si volta neanche, gli tira anche un calcio. Quindi voglio dire, in questo caso lui è come morto, deve sparire completamente dalla vita di questa donna che purtroppo dovrà decidere da sola se tenere il bambino oppure no. Però voglio dire, questo è il massimo, come dire, della negatività che può fare un uomo. Mettere incinta la propria amante, certo i ragazzi non c'è fine al peggio, certi l'hanno voluta mettere incinta dicendo che volevano un figlio, che quando sono sul pezzo scappano. Quindi voglio dire, da un punto di vista sentimentale, una croce sopra quest'uomo, irrecuperabile, assolutamente.
A meno che non rinsavisca, però non sta nella tua mica stare ad aspettare. Cioè, un uomo che come patteggiamento ha già fatto così, è sparito, già non promette niente di buono. Io non chiedo più niente, non mi aspetto niente. Sono grave? Beh, fufifilo, sei grave se rimani lì e da quanto rimani lì, perché vuol dire che ti sei arresa e sei in quella che io chiamo la schiavitù dell'attesa. Quindi sostanzialmente stai facendo quello che vuole lui. Dicevo, una volta che avete fatto la disamina della situazione, quindi i fatti sono vicini allo zero, il tempo è lungo, i codici del silenzio si sono ripetuti, lui è tornato e ogni volta vi ha deluso e ha prodotto un altro codice del silenzio, no contact, la prima cosa da fare è informarsi, leggere va bene, però è la startup. Moltissime amanti si sono rese conto che la loro storia non era una storia unica e che quello che lui diceva è uguale a tantissime scuse, bugie e comportamenti che hanno altri uomini. Non a caso sono riuscito a fare 30 profili dei fra i più diffusi con dentro, per dirvi, come si presenta, chi è veramente, come si comporta, che cosa bisogna fare, le bugie che dice di più, gli errori che non dovete fare. Quindi c'è il catalogo di quello che dicono, che fanno e che pensano. Ecco, in questo caso dovete, molte sono approdate al blog e hanno detto: pensavo di avere la storia unica al mondo. E in realtà la mia storia è uguale a tantissime altre. Questo serve per arrivare alla prima consapevolezza di chi è lui veramente e che non siete voi che avete le traveggole, ma è lui che vi sta menando per il naso. Che paura fanno queste cose? Invece devono spronarvi, devono portarvi a reagire. Penso si debba arrivare, dice Irene, ad un punto di non ritorno che ci faccia capire che non si può farsi trattare come pupazzi. Molto spesso sono così tanto vigliacchi e scorretti che ne combinano di tutti i colori per farsi lasciare, così bisogna ringraziare e sparire. Purtroppo ne combinano di tutti i colori anche per tornare, per convincervi a riprendere. Questo che a me preoccupa di più, perché poi passano veramente gli anni. Quindi leggere, entrare nel blog, informarsi su determinati comportamenti va benissimo. Poi però bisogna chiedere aiuto a un esperto, entrare concretamente nell'aiuto diretto, nell'aiuto personalizzato e individuale. Vi racconto un percorso tipo con me. Un percorso tipo con me, dal momento in cui fate la prima ora, è diviso in quattro fasi. La prima fase è quella di arrivare alla consapevolezza di chi è lui veramente, di a che punto è la storia. Che prospettive oggettive ha? Io, ascoltatemi, io sono ben contento quando posso dire: ah, guarda che è il caso di investire ancora su di lui, perché io vedo degli elementi di buona fede, io vedo, non so, il debole che è combattuto fra razionalità e innamoramento, e quindi soffre veramente. Ci sono delle situazioni che vale la pena discutere, investire ancora su di lui, ma ci sono delle situazioni invece in cui appunto le storie tossiche è il caso di uscirne o di gestirle in maniera completamente diversa da come sono state gestite fino adesso. Quindi, con me il percorso è la fase di consapevolezza: chi è lui veramente, che prospettive ho con lui, che cosa farà, l'azione. Quindi che cosa faccio io? Prendo in mano io la situazione, non mi faccio più trascinare e seguo l'onda perché ho paura, perché ho speranze, eccetera. La gestione del suo assedio, perché nel momento in cui ci si stacca inizia un assedio, una gestione che deve prendere anche i casi più difficili, che sono quelli dove ci si lavora insieme. Perché gli uomini, purtroppo, quelli più scorretti, sfruttano il fatto di lavorare insieme per tornare a riprendersi il proprio giocattolo, mollarlo, riprenderlo, tira e molla, tira e molla. Questo
quella che io chiamo la fisioterapia, cioè una volta che ci si è riusciti ad allontanare da lui, a fare il minimo contatto, il codice del silenzio serio, iniziare a riempire quel buco di piacere. Questi uomini attengono non al lavoro, alla vita generale, attengono alla vostra vita, al vostro piacere, alla sfera veramente libera. Quindi mettersi a lavorare come delle pazze, andare in palestra a sudare per poi crollare, dormo così non penso più a lui, non serve. La fisioterapia serve, facendo il percorso, per costruirsi una nuova vita piacevole. Anche le persone più impegnate di voi comunque trovavano il tempo per lui. Quel tempo lì deve essere investito in nuove amicizie, nuove conoscenze, nuovi ambienti, nuovi interessi, nuovi hobby, nuovi anche vecchi ripresi lasciati per lui o lontani, o più le cose sono nuove più funzionano. I deboli che vogliono la mamma compagna che li accudisca, sì, infatti, però quelli sono i deboli che non decidono. Il mio ex tossico voleva un figlio da me mentre organizzava il matrimonio con l'altra. Ringrazio il mio raziocinio anche nei momenti hard. Mamma mia, questi sono veramente pericolosi da un punto di vista emotivo. L'amante PlayStation mi piace tantissimo, anche se la PlayStation invece è divertente, non ha gli effetti collaterali di certi soggetti. L'assedio è estenuante, è vero, a un certo punto l'assedio va bloccato su tutti i fronti, a costo di cambiare il telefono, di bloccare tutto, social e tutto quanto. Io aiuto appunto sul lavoro anche a gestire la cosa sul lavoro, che si può gestire per fortuna, perché sennò tutti saremmo licenziati, saremmo in cerca di lavoro, perché abbiamo il 70% di queste storie nasce sul posto di lavoro o sul luogo di lavoro, saremmo tutti a spasso, quindi è gestibile. Grazie a te Ali, non solo ne sono uscita, ma anche a testa alta, mettendolo davanti alla sua prevedibilità e malafede. E ti sei tolta, sono contento Tine, ti sei tolta anche questo sassolone dalla scarpa. Esatto, deriva dal maschilismo sempre attivo, immagine della donna che in ogni ruolo il risultato è che deve servire come una serva. Ma di maschilisti ce ne sono tanti, soprattutto fra i seriali, non posso darti torto. Sai che cos'hanno, Libeccio? Molti uomini non hanno rispetto delle donne. Infatti, le amanti che mi dicono male, ma lui dice di amarmi, di volermi almeno bene, credo mi voglia almeno bene, ma lui lo sa che se torna a mani vuote, interrompe il mio codice del silenzio, mi fa del male e poi mi fa ricadere dalla torre e mi rompo di nuovo le ossa. Perché lo fa? Perché non ti ama, non è vero che ti ama, sicuramente. Bene, poco, ma subordinato al suo egoismo e soprattutto sostanzialmente non ti rispetta. Quelli che non hanno vergogna di fare delle cose. Uno a comportarsi in un certo modo, magari sul posto di lavoro con gli amici si vergognerebbe, con gli amici maschi si vergognerebbe come un ladro. E invece con voi non si vergogna perché voi siete uno strumento, purtroppo, molto spesso. Quando queste storie finiscono sembra la vita sia di colpo vuota, poi capisci il dispendio di energie che vivevi. Sì, bisogna avere pazienza ed è importante appunto avere un esperto che vi accompagna in questa fase che è la più dura e che dura i primi mesi, diciamo. Poi è variabile per ognuno di voi e dipende anche da se fate o non fate la fisioterapia, se fate o non fate quello che vi dico io, i cosiddetti compiti a casa. E ci sono anche manuali, sono anche esercizi. Il discorso è che la bellezza piano piano, ma quasi da subito, si inizia ad apprezzare come finalmente, perché voi arrivate estenuate alla fine di questa storia, finalmente si riesce all'overcome, cioè a superare questa cosa. E quando finalmente avrete anche una storia, come dire, non di innamoramento, ma una nuova storia, apprezzerete, come mi dicono tante lettrici, a me fa un piacere pazzesco, la bellezza della normalità. L'uomo libero che è disponibile sempre, lo puoi chiamare di sera, fate le cose insieme, in pubblico, non ci sono le briciole del tempo, che bello, che meraviglia.
Cosa intendi per gestibile sul lavoro, Giovanna? È un discorso molto lungo. È proprio attraverso il counseling e il percorso col counseling che si impara a gestire la sua invadenza sul lavoro. Gli uomini che usano le email per riagganciarti, gli uomini che usano le riunioni per parlare con te, cercare di convincerti di nuovo mentre sei in no contact. Che si inventano riunioni, che si inventano occasioni per telefonare su stupidaggini del lavoro che potrebbero chiedere a chiunque altro. Questa è tutta la gestione di quello che usa il lavoro per riagganciarvi una volta che vi siete staccati. Un cane legato alla catena che aspetta il padrone e gli porta a non mangiare. Io sono il cane. Agata, mi dispiace tanto. Contattami, contatta un esperto, contatta uno psicoterapeuta, quello che vuoi, ma smettila di fare il cane guinzaglio, visto che ti sei accorta di essere il cane guinzaglio. Mi raccomando, scrivimi. Io gli ho tolto anche il saluto, ma quando sono al lavoro gli passo davanti e non guardarlo. Per dispetto, bravissima. Poi a un certo punto. Ella non te ne fregherà neanche, non ti verrà neanche in mente di guardarlo. Ovviamente come se fosse trasparente. Grazie Giovanna, sono contento che tutto sia chiaro. Andiamo avanti con la relazione tossica. Quindi vi ho raccontato, si passa attraverso la fisioterapia e finalmente alla rinascita, quando ormai si è praticamente indifferenti. Tutti voi mi chiedete una cosa, i tempi di questo percorso e dello star meglio fino alla libertà, quindi fino all'indifferenza. Sono molto variabili. Allora, fate conto che faccio un esempio, una storia classica di 3 anni diamantato, il primo mese di percorso è il più difficile, però è quello della consapevolezza, quindi è molto utile. E fra l'altro, voglio dire, quando ci si sente, quante volte lo decidete voi, è una cosa molto elastica e su misura. Io poi uso anche WhatsApp, i vocali per starvi vicino anche quando non si può, fare l'ora o la mezz'ora di counseling, perché le ore sono divisibili in mezz'ore nel mio caso, per venire incontro a chi anche sposata e non può parlare, oppure i bambini, non può parlare, o al lavoro e non può parlare liberamente. Già dal secondo o terzo mese si sta meglio, si inizia a. Di solito si pensa a lui al mattino prima di andare a dormire. Si inizia a riuscire a gestire anche i messaggi che lui manda, l'orbiting, a non andare a vedere le sue storie, non andare a vedere se è online. Dal terzo mese in poi, se la fisioterapia funziona, si va sempre meglio, fino ad arrivare a 6 mesi, 9 mesi, un anno, questo tendenzialmente per stare bene, però a 6 mesi già si sta molto meglio. L'importante è non tornare indietro, l'importante è andare sempre avanti, l'importante è riuscire a gestirlo. Ma in questo caso avete un affiancamento o con un esperto, psicoterapeuta, counselor. Fra l'altro, non sono in conflitto le due cose. Molte di voi vanno sia dallo psicoterapeuta che hanno il counselor, quindi non sono assolutamente in conflitto. E quando poi tornano, perché tornano tutti, è vero, ti dicono che hanno sbagliato tutto, a te non te ne frega più niente. Esattamente, a questo si deve arrivare. E ci si arriva, ci si arriva. Poi dipende anche da come lo fate voi. Ci sono delle piccole ricadute, succedono a tutti, ma ci si rimette in piedi. L'importante è non tornarci a letto, per esempio, l'importante è che la ricaduta non sia grave, l'importante è non cadere in certi tranelli, ti devo parlare, andate da lui, lui sfrutta il fatto che quando lo vedete siete di nuovo coinvolte e poi alla fine non ha niente da dirvi. Questa cosa deve essere gestita oggettivamente insieme. E piano piano si guadagna terreno, si guadagna sempre più terreno allontanandosi sempre di più, e più ci si allontana da lui, più si sta meglio, e più ci si rende conto, lo si guarda sotto una luce diversa.
La fisioterapia, bisogna fare la fisioterapia, bisogna seguire i consigli. E poi, voglio dire, la fisioterapia è anche fare cose nuove, riempire quel buco lì. Chi sta lì alla finestra a guardare e ad aspettare guarirà, ma ci metterà molto tempo. Poi ci sono quelle fortunate che incontrano degli uomini di cui non si innamorano, ma sono interessanti, sono liberi e quindi scoprono che nel mondo non esisteva un uomo solo. Scoprono che hanno... Ci sono anche persone normali, non sposate o finte separate in casa. Comunque, la cosa più triste è che non si riesce a toglierlo dagli angoli della mente. Invece ci si riesce, bisogna fare un percorso, bisogna fare un percorso, bisogna avere pazienza, bisogna fare i compiti, la fisioterapia e si arriva alla rinascita. Ve l'ho detto, c'è chi ce la fa in 3 mesi, c'è chi la fa in 6, chi in 9 e chi in 12. Tendenzialmente queste sono le fasce. L'importante è non essere mai più da sole a gestire questa cosa qua. E da sole non intendo poter parlare con gli amici, con la mamma, con la zia, con la sorella. Non lo vorrei nemmeno se fosse libero, dice chi. A questo bisogna arrivare, perché voi dovete guardare questi uomini e dire: ma per come si è comportato con me e anche per come si è comportato con la mia moglie. Ma questo libero, io mi fiderei. Mi fiderei di un seriale. L'ultimo video era dedicato a Tradirà ancora, chi ha tradito tradirà ancora. Posso fidarmi, ma lui se fosse single sarebbe un partner affidabile e attendibile. No, perché a volte ci si attacca veramente ai primi 6 mesi o anno della storia, quelli dove tutti sono bravi. I problemi nascono nel momento in cui voi gli dite: io non voglio più fare niente, devi lasciare tua moglie. Io ho ancora tantissima rabbia, però la rabbia è un'altra fase di questo percorso, perché si passa attraverso la disperazione, si passa attraverso la consapevolezza. La consapevolezza crea prima rabbia, voglia di vendetta. Inutile, non fatelo mai, passate dalla parte del torto, fate del male anche degli innocenti, vendetta mai, si ritorce sempre contro, a volte pesantemente, anche penalmente. Poi si passa alla calma, iniziate ad apprezzare finalmente, a ritrovare voi stesse, il vostro sesto senso. A un certo punto dite: ma come ho fatto io a cadere in questa cosa? Ma come ho fatto a dargli ragione? Ma come ho fatto a sentirmi io colpevole quando il colpevole ero lui? Come ho fatto a sentirmi in torto io? Come ho fatto a pensare l'ho mollato troppo presto, dovevo dargli più tempo, magari dopo 4 anni? Ma poi pentiti, ma ancora ammogliati, non si possono vedere. Esatto, cioè, voglio dire, la moglie dove sta? Giustissima osservazione. La moglie dove sta? Tutti questi che tornano. Dove sta la moglie? Adesso la moglie. Ma siamo solo fratello e sorella. Le ragazze che mi raccontano di aver scoperto casualmente le chat o aver sentito delle telefonate con la moglie. Cioè, ci sono tantissimi casi in cui la moglie, poverina, non sa nulla, pensa che il matrimonio stia andando sostanzialmente bene, una storia normale, come dire, un po' annebbiata, però con rapporti regolari, eccetera. Siete voi, a voi che vendono la storia ormai finita. Tornano perché vogliono la patata d'oro, e il vino mi fa ridere per cui voglio il mio lessico. Nel frattempo si nutrono a minestra. È come questo Natale, si sono fatti la minestrina in brodo per Natale, col cappone, col capitone o quel che è a seconda della vostra tradizione, e adesso che si sono abbastanza annoiati vogliono il loro giocattolo, hanno messo in garage la station wagon familiare e vogliono farsi un giro sulla moto, sulla macchina sportiva che siete voi. La voglia di vendetta resta marcata dal fatto che non esiste legge per poterli denunciare legalmente. La vendetta, comunque, voglio dire, è una cosa assolutamente sbagliata. La vera vendetta, sapete qual è? L'indifferenza o anche un bel chiodo, cioè un bel uomo, non andandoci apposta, ma essendo
incontrare un uomo simpatico, bello, che vi piace, libero, magari non vi innamorate, sicuramente in questa fase per un po' non vi innamorerete, a meno che non ci sia il famoso colpo di fulmine, che però è abbastanza raro quello vero, cioè quello bilaterale, sia lui che lei, il colpo di fulmine, però voglio dire, state bene con un uomo, magari scoprite che è anche meglio a letto di lui. Insomma, voglio dire, ci sono dei benefit e sicuramente si svolta. Quindi dicevo, mai più da sole, fatevi aiutare, counselor, psicoterapeuta, tutti e due, come potete, come volete, ma mai più da sole. Gli errori, i cedimenti, dicevo, capitano, ma si rimediano. È una questione di costanza, di riprendere da quel punto e ricominciare. Alla peggio il timer si ferma e poi riparte. Però ragazze, non aspettate troppo. C'era qualcuno che diceva sono un cane legato all'albero. Non aspettate troppo ad abbaiare a chiedere aiuto. Non aspettate più, provate subito un colloquio. Provate immediatamente un colloquio. Scrivete a me. Adesso mando in sovrimpressione la mia mail, la dico per quelli di Instagram, anpellizzari@icloud.com, ma la trovate dappertutto, la trovate in sovrimpressione su YouTube, la trovate nei contatti del mio blog, la trovate su Instagram quando firmo e scrivo qualcosa, la trovate dappertutto. Oppure chiedete agli amici, al medico di riferimento, un psicoterapeuta bravo, che vi aiuti in questo percorso. Io collaboro con psicoterapeuti bravissimi, avete bisogno, chiedete anche a me, vi do sicuramente delle dritte, ma voglio dire, ce ne sono tanti veramente bravi che aiutano. Io non riesco a uscire dopo quasi 4 anni. Manu, hai bisogno di aiuto, non perdere più tempo. Bene ragazze, abbiamo passato ben 43 quasi minuti insieme. Se non avete altre domande, le ultime domande, vi saluterei. Chi è arrivato adesso o più tardi, in ritardo, sa che può riascoltare registrata questa diretta su Instagram, sul canale YouTube dove trovate tutte le dirette precedenti e anche i miei podcast. So che molti di voi ascoltano le mie dirette come se fossero dei podcast. Vediamoci ancora una domanda. Io continuo a spiare tutto ciò che fa, nonostante l'abbia bloccata, un detective nello stomaco. Eh no, questa è ancora una dipendenza, si vede che devi lavorare ancora su questa cosa specifica. Io, nel mio percorso che faccio, lavoro molto su queste cose specifiche, perché guardare i messaggi, se è online, gli stati, permettergli di fare orbiting e farlo entrare tutti i giorni nella tua vita, anche se sei in codice del silenzio, anche se non lo vedi da 1, 2, 3 mesi, vuol dire che è sempre presente e che tu hai sempre un piede di là e l'altro di qua, invece devi girarti e, come dico io, iniziare ad attraversare il ponte della libertà, quello che unisce la terraferma a Venezia, per entrare nel paradiso della libertà, che è la vostra nuova vita. E che per me è Venezia, la mia città d'origine. Bene, grazie a voi e vi saluto, vi do appuntamento alla prossima diretta domenica sera. Intanto, naturalmente, in questi giorni troverete sul blog il podcast nuovo e al sabato un nuovo articolo. Seguitemi. Un bacio, mi raccomando. Mi raccomando, insistete, ordinatelo, compratelo, regalatelo. Questo è una forma di aiuto. Avete un'amica o più amiche che sono in queste condizioni. Voi regalateglielo, magari lo tengono nel cassetto, però intanto gliel'avete regalato. Grazie a te, Miss Laura. Ali, ciao, Emmy, ciao. Sì, ne devi uscire, dai. Dai, dai, che stasera hai deciso, stasera hai deciso. Intanto saluto le amiche di Instagram. Voilà. E poi naturalmente saluto voi e vi dico buonanotte anche a te, Giovanna.
amiche di Facebook, Instagram e YouTube, dove trovate tutto registrato. Buona serata.